Nel corso della Camminata Rossa di Avellino, un evento annuale che coniuga sensibilizzazione e solidarietà, migliaia di partecipanti si sono mobilitati per percorrere 7 km da Mercogliano ad Avellino. Nella macchina dell'assistenza alla manifestazione anche una delegazione valdianese composta dai volontari di Avosa Ampas di Sant'Arsenio. Alla sua 10ª edizione, la manifestazione promossa dal senologo Carlo Iannace mira a sottolineare l'importanza della prevenzione e celebra un decennio di iniziative dedicate alla salute delle donne. La camminata rosa non è solo un'occasione di una passeggiata, ma un momento di aggregazione e riflessione sui progressi nel campo della prevenzione e della cura delle patologie oncologiche. In questi 10 anni abbiamo raggiunto risultati significativi ed inaspettati nella prevenzione, sottolinea il dottore Iannace. L'evento si è trasformato in un corteo di solidarietà che ha unito giovani e adulti, sportivi e famiglie, tutti animati dalla comune missione di sensibilizzare la comunità in merito all'importanza dei controlli regolari e diagnosi tempestive, colorando di rosa le strade che conducono da Viale San Modestino ad Avellino. I partecipanti sono stati accolti dal sindaco Laura Nargi. La camminata si è conclusa con un momento di riflessione e celebrazione rappresentato da una funzione religiosa officiata dal vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, per commemorare il decennale e il giglio di Nola, simbolo della tradizione locale, è stato allestito ed illuminato di rosa, creando un'atmosfera festosa e profondamente significativa. Durante la chiusura dell'evento, il presidente dell'Avellino Calcio, Angelo Antonio D'Agostino, ha consegnato a Carlo Iannace, direttore della Breast Unit dell'ospedale Moscati, una maglia rosa autografata dalla squadra, un simbolo di solidarietà per la causa.